Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Comunque si giunge a gara 3 di questo quarto di finale, le prime due partite in quel di Valdagno, vince il Valdagno 2-1, risponde il Forte dei Marmi, qui martedì scorso sempre con lo stesso risultato 2-1, dunque si riparte praticamente in quella che è una finalissima. Intanto c'è la premiazione di Riccardo Gnata, da parte del responsabile del settore tecnico Marcello Bungarelli, presumo che sia per la scorsa stagione. Decisamente sì, miglior portiere, dunque premiato in questo momento, tutto pronto, cenno dell'arbitro, si parte, Amato in possesso di sfera, allarga per Montivero, da questi affarizza nel cerchio di centropista, Amato ancora, intanto va a cercare di entrare in area. Ma si può anche dire che i giocatori gli tirano addosso, però a Cunegatti si fa sempre trovare dove tirano i giocatori. Ora in due o tre circostanze intanto c'è un cambio, rientra Romero, e in due o tre circostanze ha veramente salvato la porta. È ancora una parata in questo momento, e, insomma, non sarà più forse a quel che si dice il portiere del Valdagno il prossimo anno, ma penso lascerà vari rimpianti il gatto. Intanto c'è da visionare la maschera, perché Gonzalo Romero gliel'ha provata, ha provato la resistenza, la gira ritroso per Pagliaresti, il più arretrato del suolo nel cerchio di centropista, ha davanti a sé De Oro, intanto lotta ancora a centropista, la punizione già battuta, Eric Torner per De Oro, il tiro, eccola là, sfodera la mitraglietta, e Tonci De Oro ci ha provato ripetutamente e questa volta mette a sedere. 17:40, 1-0 gol nel primo tempo al 24esimo di De Oro, che alla terza occasione riesce a superare il portiere Cunegatti. Ancora Motaran, sfera che si allarga, Forte dei Marmi per linee esterne, Motaran adesso si gira, il tiro, sfera che si ferma, ma la recupera Tataranni e la riporta in avanti. Tataranni ancora, attenzione per Montivero che va a segnare il contropiede più classico. Montivero va a segnare il gol del pari su rovesciamento di fronte. Adesso si fa sentire e lo aggancia e assegna il fallo di squadra, ma vediamo Fronte che va a chiamare il collega Iuorio che aveva segnato il fallo di squadra, ma c'è l'aggancio netto, il regolamento parla chiaro, è un cartellino blu. Marco Pagnini contro Cunegatti, Pagnini, là, è Marco Pagnini, un killer, eccolo là, sfodera la Colt e il pistolero segna il 2-1. Prima di servire sfera all'indietro per Maremmani, al centro per De Oro, va al tiro col casco Cunegatti, veramente questi sono quei riflessi che gli hanno fatto avere il soprannome di gatto, ma è ancora per il nostro, il gol Gonzalo Romero, è un gol che peserà sulla coscienza di Cunegatti in maniera impressionante. La sfera recuperata dal Valdagno la porta in avanti, Cunegatti ha dei problemi, si toglie il guantone e si mette a sedere a terra. In questo modo, con due gol di vantaggio, il Forte dei Marmi deve cercare di chiamar fuori il Valdagno e poi deve essere bravo però a sfruttare le azioni di contropiede che si potrebbe creare. Come diciamo sempre, è facile per noi da qui, chiaramente è un po' più difficile laggiù. C'è intanto il blu, cartellino blu immediato, non ho visto a chi sinceramente, credo a Gonzalo Romero, la punizione di prima di Tataranni. Al 15esimo ci prova Paragnata e adesso c'è da resistere questi due minuti e siamo riusciti almeno a togliere, ma non per merito suo, ma una punta purissima come Rossi. Torner se ne va da solo, Eric Torner si ferma, ci prova, niente, non riesce a superare Comin. Attenzione adesso che siamo 3 contro 2, speriamo che riesca a resistere
ricordo sono 2 minuti di inferiorità numerica. Ancora Cinquini, lotta fra 2 avversari, poi alla meglio Romero per il tentativo di Pagliares che va a segnare, ad accorciare. Altezza da 3/4, Torner per Marco Pagnini, spintonato, la sfera recuperata da Taranni che va al tiro, va alla conclusione. Gnata c'è il fallo intanto di Gonzalo Romero che recupera un nuovo cartellino se non vado errato. Adesso è Farisa contro Gnata, vediamo se Gnata riesce a compiere nuovamente il miracolo. Tanto Tadrani va a cercare Montivero e questo bisognerebbe farlo notare. Ci prova Farisa, niente da fare, grande Riccardo, sfera lontana, la recupera Botaran, cerca di andarsene, l'appoggio è per Torner che se ne va in fascia destra. Torner da solo arriva al limite dell'area, finisce a terra in aria, l'arbitro dice che non c'è fallo, la sfera rimane lì, la recupera Amato, attenzione Amato da solo, il tiro passa al lato, ancora Amato per Farisa, sfuma la superiorità numerica, entra De Oro, non forza, 11 secondi alla fine, sfera al centro, niente da fare, è Motaran, la dà a Pagnini, se ne va lunga, 4 secondi, 3, 2, 1, 1, gol, 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 è il mio capitano, servito solo, è il mio capitano che va a segnare la quarta rete quando il tempo è finito. Questo Valdagno ci fa un bene da morire negli ultimi centesimi di secondo. Ancora una volta andiamo a prenderci una strameritata semifinale, perché questa sera veramente, già nelle altre 2 gare, ma questa sera il Forte dei Marmi avrebbe strameritato. La butta via Farisa, si arrende, 4-2.